once was lost, but now I'm found. Was blind, and now I can see. Twas grace that time my heart to fear, and grace my fear released. How precious did the grace appear the hour I first believed. When I will be there, 10,000 years, bright and shining as the sun. If no last day to sing God's praise, then when did we, when we first begun? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. That I'm thinking of, as I read the lines that made west of you, I remember I faded love when I miss you, darling, more and more every day. As heaven would miss the stars above me.
invece del re settima è fatto il do settima. Mi sono confuso, anche se c'è. Questa volta è amplificato, anche un po' troppo amplificato. Have I told you lately? Have I told you lately? Ogni giorno c'è una notizia peggiore. Ragazzi, P5G, vaccini, il virus, le multe per strada, il MES. Ma c'è una cosa che va bene? C'è una cazzo di cosa che va bene? Poi YouTube mi ha pure censurato due video. Grazie YouTube, grazie. Le nostre policy. Policy par de palle. Ecco qua. Have I told you lately that I love you? Could I tell you once again? Metto il flauto, questo è un canale di flauto, anche se questi sono pezzi che you call me your own and you leave me alone and wasting my tears on you. Well, I settled down, used to paint things down and wasting my tears on you. You free, but my love has grown cold. All you want is my gold, and wasting my time on you.
non è male sta chitarra, anche amplificata, anche se io non sono un fan del... Vediamo come va sul fado dolce. Mai fatto, infatti si vede, non l'ho mai provato, ma questo è bello anche sviluppare l'orecchio, eh? La concentrazione, perse le parole, tanto se ne accorge nessuno, ma io me ne accorgo. Thank you.
quite a lot, yes, a young. Are you decent? Poi c'è di nuovo quella di prima. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once Ci ho vibrato di intensità. Neanche a fare l'opposto, non ci sarei mai riuscito. Le cose ci riesci quando le fai per sbaglio. Ecco qua. Leviamo il volume. Se lo fa ciuc-ciac-ciuc-ciac. E quando vado fuori di gargarozzo, di canna, ho bisogno purtroppo dell'amplificazione per reggere botta. Se faccio invece un'amplificazione un po' più intima, non ne ho bisogno, tipo... Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Ovviamente in 18 minuti ci sono stati diversi errori, vabbè, il do settima invece del re settima, vabbè, diverse cose. Questo è in tempo reale, però col flauto dolce, con pezzi che non avevo mai provato. Questa è la Epiphone The Texan, è una dreadnought con spalle cadenti, ottima chitarra. Per il prezzo, fondo e fasce, no, fondo e tavola armonica sono in massello, anche il fondo e fasce no, quindi non è proprio una cagata, anzi, ha questo sistema di amplificazione che si chiama Sonic Nano Flex, che pare non sia granché, però l'ho presa usata. Non mi piace il colore, ecco, il colore non mi piace, fatelo normale, poi col tempo si scurisce. Questo ce l'ho messo io perché quello che mi è venuto non c'era, era cascato la E di Epiphone. Ci ho messo questa cosa qui, blocking lace, questi si chiamano, non so come chiamarli in italiano. Corde probabilmente nickel and bronze della Daddario. La tracolla è artigianale, fatta da me, con quasi tutte le tracolle che ho. Ognuna, vedi, c'è scritto attitudine Texan 63, l'anno mio. Invece 64 che è il nome vero del modello. Ecco, questo era Fado Dolce Rottenburg in ebano. E sto facendo anche una nuova tracolla, tu hai scritto No European Union. E viviamo un momento di profondi mutamenti che ci porterà alla completa dittatura o una lotta per la libertà. Dipende solo da noi, dal nostro popolo. E dipende anche dal fatto delle persone che ci devono mettere le palle, perché io ho fatto dei video in cui ho detto certe cose e YouTube, come al solito, li ha allegramente. Il primo mi ha mandato un messaggio, il secondo neanche un messaggio, me l'ha direttamente tolto. Ecco, questo è le politiche di YouTube. Certo, poi a chi rende conto YouTube, a chi gli fa gli sconti sulle tasse o tante cose, come si dice, una mano lava l'altra e YouTube deve fare soldi, che ti frega della libertà di YouTube. Adesso YouTube mi cancellerà pure questo video perché parlo male di YouTube. Arrivederci.